Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Beh, prima di fare la preghiera di benedizione, permettetemi di dire una parola. Innanzitutto di ringraziamento per il servizio importantissimo che questa farmacia svolge nel nostro territorio, anche essendo anche l'unica farmacia, quindi un ruolo importante, soprattutto durante la pandemia, durante questi tempi, si è avuto tanto bisogno di ricorrere. Questa benedizione, di solito quando si fa una benedizione ad un locale, si fa con l'augurio che ne possiate usufruire sempre di più. Io dico che ne possiate usufruire, no, perché finora è la prima farmacia che benedico nella vita mia. Pompe funebri non ne ho mai benedette. Spero che ne possiate usufruire in creme di perché hanno anche tante altre cose oltre le mie. Però noi siamo a servizio, su campi diversi, ma siamo a servizio. Voi con la medicina, io con un'altra medicina. Però il Signore davvero benedica i vostri sacrifici, perché per sistemare tutto finalmente dopo tanto tempo, dopo tanti sacrifici, siamo venuti a fare le file sotto il sole con il tufo, le cose, però siamo venuti, che ne tenevano bisogno. Quindi il Signore davvero vi benedica e benedica il vostro lavoro e di tutte le persone che usufruiranno, spero non per cose brutte, di questa farmacia. O Dio, creatore e padre, che hai affidato la terra e i suoi frutti alle mani dell'uomo, perché mediante il lavoro si faccia strumento della tua provvidenza, benedici quanti usufruiscono come esercenti o acquirenti di questo servizio, fa che osservino sempre la giustizia e la carità e così concorrano al bene di tutti, lieti di operare per la crescita della società, per Cristo nostro Signore. Giusto. Mi associo agli auguri che ha fatto Don Francesco. Naturalmente in una comunità, quando si apre un nuovo esercizio, il primo ad essere contento, diciamo, è il primo cittadino che vede il suo paese crescere. Quando un'attività cresce, si rinnova, è anche contento il sindaco, perché vuol dire che si sta operando bene, quindi non fa che far piacere a me personalmente, ma credo che faccia piacere a tutta la comunità. Pertanto io vi faccio veramente i miei più sinceri auguri a nome mio, della comunità, della mia maggioranza, affinché possiate con questi sacrifici godere di tante cose belle, che il Signore vi dia tanta salute, prosperità per poter godere e lavorare in questa bella comunità. Tanti auguri. Grazie. Allora,
parole le dico anch'io, volevo ringraziare tutti quanti voi, il sindaco che appunto ha detto che con la sua presenza conferma la presenza di tutta la comunità nell'amicizia con la nostra struttura, con noi. Don Francesco che ha detto anche quello che volevo dire io, vi ringraziamo, vi chiediamo anche scusa per tutto questo periodo in cui i lavori si sono un po' prolungati, però noi siamo fieri di essere riusciti comunque a dare il nostro servizio anche tra mille difficoltà e anche tra le vostre difficoltà che avete dovuto aspettare sotto il sole piuttosto che insomma, fare le file così. Noi abbiamo fatto questo ampliamento della farmacia proprio per dare un maggiore servizio a tutti quanti, perché oltre l'ampliamento della struttura abbiamo anche preso i locali a fianco per poter fare delle postazioni, per poter dare dei servizi, quale elettrocardiogramma, oltre pressori eccetera. E quindi vi ringrazio ancora tutti e un ultimo pensiero va a papà, a nostro padre che ha cominciato questa attività, ci ha dato l'entusiasmo, ci ha insegnato l'amore per questo lavoro, ci ha insegnato l'amore per la comunità di Faggiano, per tutti voi e niente, ancora grazie. E la benedizione di Dio Onnipotente scenda su questa attività, su questa farmacia, su chi ci lavorerà, su chi ne usufruirà. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Amen. Con il bisogno.